Ma che partita è stata per essere uno 0-0? I due migliori attacchi che fanno 0-0. Già fa ridere così. Qui sta una di chi è contento. Penso che alla fine siano contenti tutti e due. No, 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 Pazzini, aggiungo io tutte e tre, anche noi siamo contenti. Perché bene o male, la distanza che adesso ci separa dalla Champions League passa da 5 ipotetici punti a virtualmente 4, con l'Atalanta che gioca a recupero contro il Torino e noi che dovremo però giocare il prossimo turno a Milano contro il Milan. Un Milan che domani, in caso di vittoria, potrà dire di essere in testa da sola al campionato con solo un turno di vantaggio e non due. Era prevedibile che l'Inter, dopo non so veramente quanti risultati, 39 partite di fila dove l'Inter aveva timbrato il cartellino con un gol, oggi si ferma per la sesta volta su 21 in campionato, perché sono 5 pareggi, una è la sconfitta lontana con la Lazio. L'ultimo pareggio con chi l'aveva preso, ragazzi? Con la Sampdoria non credo, perché era abbastanza lontano. Tutti i pareggi ottenuti molto lontani nel tempo. Con l'Atalanta aveva pareggiato l'ultima volta, con il Milan comunque si parlava di qualcosa come mese di novembre, se non ottobre, davvero tanto tempo fa. E l'Inter finalmente si ferma, riapre un po' il campionato, anche se questa partita non riuscire a vincerla la puoi anche accettare alla lunga, ma è la vittoria in sé per sé delle grandi scommesse di queste squadre, delle sorprese che hanno trovato risposte in questa gara, dai Pezzella dell'Atalanta, grande e decisivo, quasi a schiantarsi contro il palo per salvare all'ultimo, ai D'Ambrosio, più e più volte sotto porta, pericoloso, molto più pericoloso di un Dzeko che si è mangiato l'incredibile, un Barella che è più volte a terra disperato per dimenarsi degli assist sprecati dai suoi compagni, la parata di Musso, Handanovic che fa una partita che non si era mai vista forse nella storia dell'Inter, forse ha visto che Onana gli sta per rubare il posto, lui che sta per entrare nella top di presenze assolute all time della Serie A, e allora vuole ancora rimanere il portiere dell'Inter e risponde presente per quello che sarà un punto che a fine anno potrà valere oro, perché adesso comunque sia, quando la lotta è così bella, 21 gare, 50 punti, tanti, perché sono pochi i passi falsi, 51 i gol fatti dell'Inter, erano 44 quelli dell'Atalanta, primo e terzo miglior attacco del campionato, anche se la Lazio questo turno l'ha superata, secondo sarebbe il Milan, a livello di partite anche giocate sono pari quelli di Atalanta e Milan, non segnano entrambe le squadre, un miracolo, direte voi, poteva essere una partita spettacolare dove c'era il divertimento, e invece no. Alla fine l'Inter, dovete dirmi una cosa comunque, si parla tanto di Gatorade Atalanta, ma ditemi Perisic che va a fare quella diagonale difensiva dopo aver fatto quanti minuti contro la Juventus? 105, tanti insomma, e poi replicati oggi, tutta la partita per intero, cioè lì Di Marco sperava, oh, forse Perisic, ho visto il calendario, Atalanta, Inter e Juve Inter, magari forse un minutino Perisic sarà stanco, no signori, Perisic gioca e magari non sarà strabrillante sotto porta, ma anche quando c'è da tenere uno 0-0 e portare a casa un risultato solido, cosa che non lo era all'inizio l'Inter di Inzaghi, perché l'ultimo pareggio comunque sia dell'Inter arriva ai tempi lontani, davvero credo forse non ideologico sia il Milan, perché i primi erano quelli con la Juve, con l'Atalanta, dove addirittura lì arriva un 2-2 un pochino più rocambolesco, dove Di Marco si mangiò il 3-2 del rigore, dove Handanovic, buttando in campo una palla che era uscita e invece l'aveva fatta uscire, poi fu riguardato al VAR, se no era stato dato il gol a Piccoli per il 3-2. E quindi noi juventini che siamo lì a vedere il posto Champions che si avvicina leggermente. Adesso guarderemo l'Atalanta che va comunque la prossima gara all'Olimpio contro la Lazio, Napoli domani a Bologna. E oh, dobbiamo guardare queste perché sono quelle più vicine nettamente, anche se c'è tanto da recuperare per quanto abbiamo provato a recuperare, perché eravamo lontanissimo. Atalanta che nelle ultime 5 ne ha vinte 2 col Verona e con l'Udinese, mentre ha pareggiato col Genoa, adesso con l'Inter e perso con la Roma, qualcosa si è recuperato ovviamente, meno male se fosse così, quasi normale, ma non è un'Atalanta comunque decimata, c'è da dirlo, un'Atalanta che io ho visto alla panchina, mi stavo domandando perché non entrasse in campo Malinowski, dicevo Pessina, ok va bene, tutto rispetto, che Pessina è grandissimo giocatore, infatti oggi si mangia col clamoroso, ma ho visto alla panchina c'erano tutti della primavera, più piccoli, Miranchuk, Zappacosta,
e forse, non so, un altro giocatore, ma decimata la squadra, casi di Covid spuntati all'ultimo. L'Inter che di questa situazione qua non ne vuole venire a sapere, perché per quanto riguarda la panchina sono due righe da leggere, mentre quelli dell'Atalanta davvero erano veramente pochi, pochi, pochi. Nonostante questo, l'Atalanta, secondo il mio avviso, porta un grande punto a casa in un momento dove dovevi cercare di resistere, perché se questa è la situazione dell'Atalanta, dove la panchina è corta, nonostante la rosa dell'Atalanta sia lunga, hai dato via in questo momento un Lovato in prestito al Cagliari, ma non l'hai rimpiazzato, ma nonostante questo la rosa dell'Atalanta era molto lunga, sapevamo che avevano tanti giocatori importanti, e che succede? Alla fine portano il punto a casa, dovranno tirare semplicemente un pochino le forze, andare all'Olimpia con la Lazio e provare a fare l'ultima partita e magari recuperare qualche positivo. Però l'Atalanta in questo momento si porta a casa il passaggio del turno al quarto di finale con il Venezia, se la vedrà con la Fiorentina, sperando per loro che si giochi a Firenze, perché non dite all'Atalanta di vincere e andare in Champions League giocando le partite in casa, perché li vince andando in trasferta, quindi non so se sarà Fiorentina-Atalanta al quarto di finale o sarà Atalanta-Fiorentina, c'è molta differenza, perché se l'Atalanta gioca fuori casa vince, questa è una realtà, anche perché lo dimostra anche il percorso in Champions League, o sbaglio, insomma la delusione col Villarreal è arrivata proprio in casa tra le mura amiche, dove l'Atalanta paradossalmente in casa è in questo momento in classifica undicesima, ha fatto più punti quasi l'Udinese, il Bologna, il Verona, il Torino, molte squadre, cioè molto 10 partite, 13 punti, una media che è davvero per essere lassù. È così, però fuori casa, 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, quindi per la prossima la Lazio è avvertita. Detto questo, davvero, le rose che hanno tirato fuori, comunque anche con qualche hidden gem, grandi risposte, perché l'Atalanta, soprattutto l'Atalanta, che era messa un pochino peggio, ha dato dimostrazione che Pessina, che in questo momento, possiamo dirlo, a livello di minutaggio tra Ilicic, Pasalic, Malinowski, aveva raccolto veramente poco, un Muriel che deve resistere, il fatto che manchi Zapata, che fondamentalmente si sente, quindi l'Atalanta deve cercare di arrivare a febbraio macinando il più possibile con questa assenza importante che è il giocatore fondamentale della squadra, non ci giriamo intorno. Pessina oggi trova spazio dopo tanto tempo che magari viveva qualche panchina, vuoi per caso, e risponde presente, però ovviamente soltanto davanti ad Handanovic, che oggi ha fatto il mostro, come ha fatto il mostro Musso su una parata a mano aperta clamorosa su un riflesso di Sanchez, dove lì la palla era persa, ci poteva essere il fallo su Muriel, non è stato fischiato, magari sarebbe stata rivista l'azione al VAR, però ragazzi non si toglie quella parata che ha dell'incredibile. Come ha dell'incredibile la rosa dell'Inter, che ragazzi oggi poteva vincere anche con i cambi, però quando vedi che la potrebbe decidere D'Ambrosio, cioè, che devi dire? Ma che devi dire? Io capisco un po' i milanisti. Ovviamente è eccessivo dover ripetere come fa Allegri, io già lo dico, lo confermo, dover ripetere ogni conferenza stampa. Io dico che l'Inter favorita, se non lo vincono, solo loro lo possono perdere da solo questo scudetto. È un po' eccessivo, e questo tendo a spezzare la lancia a favore dell'Inter. Non si può ritenere un Inter adesso, anche se Allegri l'aveva detto dall'inizio, questo va detto, però in generale non si può dire che l'Inter questo scudetto lo può perdere da sé, perché c'è questa incredibile superiorità con le altre, semplicemente perché il Milan ha questi premi fisici, forse si può pensare questa cosa, ma vincere non è mai semplice, lo dicevamo noi quando si vincevano gli scudetti anno dopo anno, festeggiandone uno dopo l'altro. Non sarà facile, perché comunque sia il percorso è ancora lungo, l'Inter avrà anche una Champions League dove comunque è in formato europeo questa squadra, una squadra che comunque dà gol, distribuisce gol, lo ha fatto sempre. Oggi quel mini passo falso che non interessa dopo aver vinto un trofeo, no? Il secondo in 11 anni, oggettivamente parlando, questi sono i numeri, ragazzi, forse vincere anche a Bergamo, chiudendo la settimana, battere la Lazio, battere la Juve, battere l'Atalanta, insomma. Poi non lo so, prossima Inter Venezia per chiudere per l'Inter, e poi al rientro dalla sosta ci sarà il Milan con una derby senza Tomori, che ovviamente risuona in quello che sarà poi il Milan, un problema da risolvere per quella partita. L'Inter che in quella partita lì ci dovrà arrivare vincendo col Venezia, perché è d'obbligo quella vittoria per essere quantomeno lì in classifica. Potrebbe arrivare il Milan a giocarsi quel derby con quella partita che l'Inter recupererà chissà a metà febbraio con il Bologna, dopo la settimana con il Liverpool, avanti in classifica, quindi avrà le pressioni, si può dire, anche forse il Milan in realtà, perché se dovesse essere sopra, dovesse arrivarci vincendo con lo Spezia, non ricordo l'ultima, fammi controllare, del Milan prima della sosta, l'altra che è, vabbè non lo so, boh, non credo sia una partita, ah, con la Juve, vabbè,
interisti, guarda un po', dovreste tifare per noi, incredibile come gira la ruota, eh sì, dovrete tifare per noi, almeno per fermare l'Inter se volete vivere quel derby davanti in classifica. Vabbè, che bello il calcio, anche se quando c'è 0-0, perché amiamo questo sport e oggi è successo che Handanovic ha parato, non Laser, bella.